Nel comune di Pistino, ma è giusto dire nel bellissimo centro di Fighille, siamo all'inaugurazione, alla nuova inaugurazione del restyling dello stadio parrocchiale Artiglio Fighille di Fighille. Siamo con il consigliere regionale Cirignoni. Al di là della battuta, perché vediamo alle sue spalle che manca del verde, che possiamo dire? Ma innanzitutto la soddisfazione di tornare in questo campo che ho calcato anch'io insieme ad Artiglio Fighille. Era un gruppo splendido di amici, sono stato molto bene, sono trascorsi tanti anni, però la soddisfazione di ritornare e vedere insomma che è stato fatto un gran bel lavoro, l'impegno di questi ragazzi, di tutta la gente che si era dato da fare per il proprio stadio, per il proprio campo di calcio che rappresenta anche l'identità, è stato veramente formidabile. Insomma, si può vedere che rispetto al campetto in cui giocavo io, che era ai limiti del regolamento, diciamo si è tirato fuori invece un bellissimo campo sportivo. Veramente complimenti a tutto questo gruppo di ragazzi e alla popolazione di Fighille, oltre che insomma anche al comune, perché so che insomma le cifre sono state messe a disposizione anche dal comune, quindi è una bella cosa, complimenti di nuovo. Allora consigliere, sinergia con aziende private, la parrocchia, il comune, tanti volontari, non si può fare altro se non così. Ah, diciamo che sicuramente è importante che il pubblico e quindi gli enti locali ci mettano del proprio, però anche che se la popolazione si rimbocca le maniche con piena volontà e con spirito di partecipazione e di unione per un obiettivo comune, credo che comunque sia i risultati si vedono e sono risultati sicuramente soddisfacenti. E allora l'ultima battuta che lo riporta indietro nel mondo calcistico sportivo, io dico forza. Beh, io dico forza Pistrino, forza Fighille e forza tutto il comune di Citerna, perché sicuramente è una bella realtà in questa Umbria e specialmente in Alto Tevere. Allora, è quasi una penombra, ma il sole è calato, però si è alzata un'altra bella cosa dal punto di vista sportivo, sociale e non solo, e ne parliamo piacevolmente con un ex atleta che ha calcato questo territorio da pallavolista con l'Artiglio Fighille e adesso il sindaco Giuliana Falaschi del comune di Citerna. A Fighille la sinergia politica, pubblico-amministrativa, sociale, la parrocchia e chi più ne ha più ne metta. Si deve fare così, sindaco. Sì, oggi è un giorno importante perché siamo arrivati a compimento di quest'opera che è la risistemazione, una riqualificazione e messa in sicurezza di tutto il campo sportivo di Fighille. Il campo sportivo è di proprietà parrocchiale, però esiste una convenzione da anni insieme al comune e alla società Artiglio per la gestione e l'utilizzo, quindi se ne fa proprio un utilizzo pubblico. Ma diciamo quello che più ci preoccupava era la questione della sicurezza, perché in seguito al maltempo del 2009 appunto c'erano stati dei danni veramente importanti che riguardavano il muro di sostegno del terrapieno lato nord del campo sportivo, e questo metteva in serio pericolo anche la strada comunale che passa proprio lateralmente a questo muro di recinzione. Quindi per noi è stato estremamente urgente fare una richiesta alla regione per avere un contributo e quindi finanziamenti adatti anche per portare avanti una messa in sicurezza di questo tipo. Questo è stato fatto, e non solo. Ci ha permesso anche, con l'ingegno, devo dire, del progettista, di riuscire ad allargare, ruotando leggermente il campo, ad allargare le dimensioni. In questo modo sarà possibile già da ora giocare
per la terza categoria e poi vediamo se con qualche piccola modifica è possibile anche per la seconda categoria, che sarebbe appunto quella in cui gioca adesso l'Artiglio. Comunque sia, il campo viene estremamente utilizzato, è stato anche, sono state fatte delle migliorie ulteriori, è stato sistemato e rimesso a norma anche tutto l'impianto degli spogliatoi, l'illuminazione, la recinzione, è stato fatto e sistemato un'area di parcheggio esterno ed è veramente una cosa estremamente importante e significativa. Questa non solo grazie al nostro intervento, ma anche a quello di privati, della parrocchia e di tutti quelli che hanno lavorato in questi 3-4 mesi, sabato e domenica, costantemente. E devo davvero ringraziarli come primo cittadino, perché solo grazie a queste sinergie è possibile ottenere dei risultati come quelli che voi vedete in questo campo e anche in un modo così rapido. Per cui veramente grazie a tutti quelli che hanno lavorato in questo periodo qui, la società sportiva, i presidenti, i dirigenti, ma devo dire tutti i cittadini che sono stati in tanti a lavorarci. Una battuta finale, dato che lei è stata precisissima come sempre nell'esporre quello che sono stati i lavori e gli aiuti interni ed esterni, tra poco ci sarà un remake di vecchi giocatori di calcio. Da buona pallavolista, quando la potremo rivedere insieme alle sue colleghe di qualche pochi anni fa dell'Artiglio qui nel campo? Magari, vedremo se questo sarà possibile. Non so, le mie ex compagne della società Artiglio se ancora sono disponibili a fare una cosa del genere. Mi piacerebbe. Ogni tanto lo facciamo come genitori dei figli, perché ora c'ho i figli che appunto fanno pallavolo, calcio, quindi spesse volte si cede un po', no, a queste tentazioni. E ancora su questo gioiellino, sicuramente ancora un po' c'è da fare, vedi il campo, l'erba, eccetera, però il lavoro ha dato ottimi risultati. Ingegnere Alessandro Capacci, tra l'altro Associazione Sportiva Artiglio Fighille. Chi più ne ha più ne metta, ma grande risultato, veramente ottimo risultato. Sì, grazie, buonasera a tutti. Io colgo l'occasione per ringraziare veramente tutte le persone che ci hanno dato una grossa mano su questo sogno che è diventato realtà, perché tutto nasce da un'idea del mio amico presidente della Proloco Gino Tavernelli, che sfruttando questo contributo che è piovuto veramente dal cielo, nel vero senso della parola, perché è un contributo dato al comune e dalla regione per questo danno che la calamità del temporale ha causato sul muro. E da lì il mio grande amico Gino dice: ma perché non approfittiamo di questa occasione per vedere se riusciamo veramente ad ingrandire questo campo? E è nata questa idea, che era veramente proprio quasi un'utopia. Ci siamo avventurati, abbiamo trovato nel nostro cammino grande solidarietà da parte di tutti, da parte dei giocatori, da parte dei dirigenti, ma anche da parte delle aziende del posto, che ci hanno dato una grossa mano veramente per realizzare questo sogno che è oggi qui davanti a voi, ai vostri occhi. Questa è la casa dell'Artiglio. Questa è la casa dell'Artiglio, speriamo che prima o poi diventi anche il campo dove può giocare la nostra squadra. Adesso dovremo fare tutto quello che serve per l'omologazione alla FIGC, ma ancora siamo, diciamo, come dicevi te, in cantiere aperto, quindi verrà anche quel momento. Times up.